Anche le capre, come le mucche d'alpeggio, hanno i loro concorsi di bellezza e i loro confronti di forza, dove le femmine con una spiccata personalità e una vocazione da leader del gregge stabiliscono la supremazia sulle rivali. Siamo andati a vedere come si svolge un confronto tra capre a Lanzo, nei prati del santuario della Madonna di Loreto. Il confronto è nient'altro che la classica confronto che si fanno tutti i giorni al pascolo, né più né meno, per una sorta di supremazia, sempre la femmina e il maschio, che è il capo branco. I due proprietari vengono chiamati nel campo e portano il loro animale e niente, vengono avvicinati senza sforzarli per niente. E al minimo segno di debolezza o cosa vengono tolti. Chi perde è quello che gira, va via, e l'altro è quello che sta fermo nell'arena. Questa è la finale regionale di Lanzo, delle eliminatorie, due primaverili, adesso una autunnale. L'evento, supportato da Coldiretti Torino, è organizzato dall'associazione Gli Appassionati delle Crave, composta da allevatori e hobbisti uniti, appunto, dalla passione per questo animale intimamente legato alla pastorizia di montagna. L'associazione è una decina d'anni che è nata, è una E questo passione, è è un un po' bel una confronto, fissa, questo è un bel perché se confronto. no andare a lavorare, poi guardare le capre, pascola le capre, poi fargli anche il fieno, il secondo taglio, comunque il lavoro c'è, però se uno si è appassionato va avanti. La capra è un animale che ti resta nel cuore, cioè una capra è quella che ti segue, che ti guarda e ti fa quei piccoli versettini attaccato alla faccia. Quando tu la chiami, lei ti viene dietro, cioè se tu vai a destra, lei viene a destra, se tu vai a sinistra, lei va a sinistra, se tu scendi, lei scende, se tu sali, lei sale. La capra ti segue. Appassionato delle crave della Valle dell'Aosta. L'obiettivo nostro è quello di cercare i giovani, di avvicinare i giovani a questa passione. Infatti anche nelle nostre manifestazioni ci sono tanti giovani, ci sono persone che hanno 60 anni, ma c'è tanti giovani dai 20 e anche più basso di 20 anni, perché anche qua in campo ci sono ragazzini da 16, 17, 18 anni.